benvenuto al senatore Massimo Mallegni di Forza Italia. Buongiorno. Eccolo qua, finalmente, che mi avevano detto che prima c'era qualche problema col collegamento. Ho avuto qualche problema di collegamento, ma adesso credo di averlo risolto. Spero si veda bene che si colleghi. La sentiamo benissimo e la vediamo altrettanto bene. E quindi, a proposito invece delle nuove formule di governo, vorrei chiedere anche a lei un commento alla dichiarazione di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, sulla possibilità di un governo, lei parla di un governo Draghi, ma comunque insomma di qualche cosa che non sia andiamo a elezioni. Quindi vuol dire che forse nel centrodestra continua a permanere, diciamo, questa possibilità che non sia o elezioni o morte. Ma guardi, intanto, se mi permette, una digressione rapida su quello che ha detto il mio amico Gianluigi, che saluto tra l'altro, sulla questione che il Conte 1 è stato una gioia per tutti. Ciao Gianluigi, buongiorno. Ciao. È stato una gioia per tutti. Il decreto dignità è proprio per tutti, mercato... no, non l'ha detto. Ho detto che per noi no, per noi no. E infatti stai commentando qualcosa del Conte 1. Gianluigi, hai perfettamente ragione, ha lasciato il segno. Io ho un'opinione un po' diversa. Poi dipende da che segno, ovviamente. Con grande rispetto, ovviamente, per la stima che ho nei tuoi riguardi, ovviamente per quello che dici, quello che fai ogni giorno. Però ti dico, il decreto dignità è quello che io faccio l'imprenditore. Ha distrutto il mercato del lavoro, ha bloccato la questione dei voucher, ha impedito i contratti a tempo determinato, ha lasciato a casa un sacco di persone. Lo spazza corrotti da dimenticare, senza garanzie ormai l'Italia sta vivendo un periodo di grande difficoltà e io che ho avuto rapporti con la giustizia e non sempre idilliaci, poi alla fine finalmente che Mallegni era onesto l'hanno saputo tutti, ma ci sono voluti 12 anni, francamente quel decreto grida vendetta. Il reddito di cittadinanza e quota 100 sono lì e parlano da soli, quindi voglio dire, peggio mi sento relativamente al Conte 1. Circa la questione che diceva Mara Carfagna, quota 100, ti dico che è un qualcosa. No, io non l'ho condiviso. Senta Mallegni, però scusi, le posso chiedere una cosa? Ma tutto questo, insomma, elenco di leggi, provvedimenti, norme che sono state approvate nel Conte 1 e che evidentemente non le sono piaciute, ma lei le imputa tutte al Movimento 5 Stelle? Non pensa che ci sia, anche... La sua domanda, come sempre, è intelligente e ovviamente ha perfettamente capito che non do nessuna responsabilità. O meglio, una parte delle responsabilità al 5 Stelle e a chi le ha votate. E quindi quando la Lega appoggiava queste scelte, noi abbiamo detto più volte che erano delle sciocchezze e che andavano contro un programma di mandato che noi pochi mesi prima avevamo sottoposto agli elettori e quindi ovviamente questa problematica esiste. Quindi, guardi che se noi siamo qua ancora a parlare di Conte, è perché qualcuno gli ha consentito di fare il Conte 1. Perché altrimenti probabilmente nel luglio del 2018 saremmo andati nuovamente al voto, il centrodestra avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Chiusa parentesi, torno alla questione Carfagna. Fermo. Me la dice dopo perché siamo arrivati, dobbiamo andare in pubblicità. Ma gliela faccio dire dopo. Siamo quasi in conclusione della nostra chiacchierata mattutina. Stavamo parlando con il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, cercando di capire qualche cosa di più sulle varie posizioni. Insomma, tanto Fico espliterà. Scusate, adesso ci arrivo. Porterà a termine il mandato come esploratore, ma nel frattempo e con un perimetro ben definito, perché Mattarella l'ha detto, deve cercare in una maggioranza che c'è. E fra l'altro, a proposito di mandato ben definito, leggevo sul Corriere della Sera, e lo scrive il quirinalista, diciamo, capo, Marzio Breda, dice: Mattarella avrà di sicuro indicato al proprio emissario, cioè a Fico, le domande giuste da porre sulla base di quello che ha messo a verbale in questi giorni.
Quindi non lo manda, diciamo così, allo sbaraglio, Fico. Mentre Fico svolge il suo lavoro, dall'altra parte appunto c'è una destra che sembrava aver fatto balenare per un momento qualche altra possibilità, però poi ieri di nuovo Salvini dice noi vogliamo le elezioni, ancora più decisa Giorgia Meloni. Questa mattina compare una intervista a Mara Carfagna che dice beh, però anche il governo Draghi, allora Mallegni. Sì, intanto io lo prego sempre tutti i cronisti, lei è una professionista, e quando parla di noi dica centrodestra. Infatti così avevo detto, centrodestra. No, ho detto destra. No, no, vabbè, adesso, ma adesso ho ragione, però quando vi ho presentato prima possiamo mettere agli atti e ricontrollare, ma ho detto no, sicuramente centrodestra. No, ma non lo dico per lei, lo dico io. No, ma invece fa bene a dirlo anche per me, perché uno può Forza sbagliare. Italia, io, guardi, uno può sbagliare. Non mi fermo mai nel dirlo. Forza Italia, io lo dico sempre in giro, io faccio anche coordinatore regionale in Toscana, eccetera, eccetera. Non è sicuramente un partito di destra. Okay. È un partito moderato, erede della stagione della Prima Repubblica, della parte buona, che ovviamente ha sdoganato una destra, si ricorda Fiuggi, e oggi dialoga con la Lega e Fratelli d'Italia. Come vede, stamani ho messo la bandierina dopo tanti anni Italia e Stati Uniti. Ho aspettato che Trump non la vedevo cambiasse... bene. Sì. Ho aspettato che Trump uscisse dalla Casa Bianca e poi l'ho rispolverata, bene. L'ho lucidata, era un po' opacizzata. Dicevo, Mara Carfagna, quello che pensa Mara Carfagna bisogna che lo chiediate a lei. Sicuramente Berlusconi, che mi sembra più accreditato, ha chiarito che Forza Italia è disponibile ad un governo istituzionale, ma non perché qualcuno di noi ha la preoccupazione di essere fuori o dentro il Parlamento, perché al contrario di molti colleghi, e lo dico con rispetto, noi un lavoro ce l'abbiamo sempre avuto. Il problema è che adesso, in questa fase in particolare, sulla questione del recovery plan, sulla questione delle vaccinazioni, che mi sembra che stiano andando tutte piuttosto male, noi abbiamo proposto, l'unica forza politica che l'ha fatto, 250 pagine di un programma serio dove diciamo cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare e in che tempi lo vogliamo fare, e probabilmente il contributo di Forza Italia ad un'ipotesi di un governo di tutti, o meglio spero di tutti, ma anche se non saremo tutti, speriamo che saremo quasi tutti. D'altra parte spesso ci siamo fermati? No, no. Eccomi. Mi sentite adesso? Sentiamo benissimo. Mi sentite adesso? Perfettamente. La sentiamo. Ok, dicevo di quasi tutti, io credo che noi stiamo sempre più assomigliando alla Francia, no? Forse ci vorrà un po' di tempo per poter arrivare a quella, diciamo così, organizzazione politica, però probabilmente ci stiamo arrivando, in cui c'è una parte centrale, un centrodestra europeista serio che guarda allo sviluppo del territorio, alle famiglie, alle imprese, c'è una destra che prende tanti voti ma non governerà mai, e poi c'è una sinistra che in Francia oggi non vale più nulla, perché se lei pensa che il PSI in francese vale tra il 3,5% e il 4%, certo. Questo dà l'idea della situazione. Quindi il suo sogno sarebbe una Marine Le Pen isolata in questo caso, no? No, il mio sogno sarebbe avere un centrodestra con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia uniti insieme nell'interesse generale del paese, senza estremismi, che in qualche modo riconosca il ruolo del centro come un elemento fondamentale. D'altra parte, ognuno ha la sua storia. Noi siamo nati così e siamo vissuti bene così, e quando abbiamo, diciamo così, virato troppo a destra abbiamo perso consenso, elettorato e numeri nel paese. Va bene, mi sembra che però per il momento siamo abbastanza lontani da tutto ciò, mentre... Però bisogna darsi da fare a cercare di mettere certo. in campo tutte le cose importanti, perché se ci si dimentica chi siamo, ovviamente non sapremo mai dove vogliamo andare. E noi ce lo siamo dimenticati per troppo tempo. No, ma fate benissimo, soprattutto perché niente garantisce che l'esplorazione di Fico possa andare a buon fine, per cui, per carità, ci mancherebbe. A proposito... Cioè, noi siamo europeisti convinti, il vicepresidente del Partito Popolare Europeo è Antonio Tajani, ecco. Non è qualcun altro. Certo. Voglio dire, Silvio Berlusconi è quello che ha dato il via a quei provvedimenti fondamentali, dallo SURE per le casse integrazioni e al resto.
Beh, mi faccia sentire un attimo paragone. Dicevo, potrebbe non andare a buon fine l'esplorazione di Fico perché per l'appunto c'è questa minacciata scissione o comunque passi indietro, chiamiamolo come vogliamo, di Battista, che non è in Parlamento, quindi non farebbe grandi danni, ma che si porta dietro però anche alcuni senatori, Barbara Lezzi, Nicola Morra, eccetera, eccetera. Paragone, lei che li conosce abbastanza bene, che ne dice? È che bisogna vedere carta canta, vediamo alla fine che cosa votano, cioè se si asterranno, faranno la mossa di uscire dall'aula, cioè è il tempo di uscire dalla melina. Ma la fanno la consultazione su Rousseau secondo lei? Ormai non sono più problemi che mi riguardano. No, ok, certo. Però, ma la tirassero anche a dadi, facessero testa croce. È il momento delle responsabilità politiche. Adesso o seriamente ci mettiamo lì a capire che cosa intendano fare queste persone, questi colleghi, alcuni dei quali stimo, ho anche un'amicizia. Però basta con la ricreazione, è finita, dicesse da che parte vogliono stare e piantiamola. Del resto il movimento è passato da Gianroberto Casaleggio a Bruno Tabacci, da Dario Fo a Mario Monti, quindi il Movimento 5 Stelle non c'è più, oggi è una fake politica, punto, non ha tradito completamente quello che era lo spirito originario. Poteva piacere? Beh, se uno prende il 33% vuol dire che comunque era il contenitore di una speranza. Oggi hanno tradito questa speranza, è innegabile. Quindi qual è lo spirito che vogliono salvare? Non c'è più, gli elettori fuori sono scappati. Quindi questo è un movimento che ha raccolto le firme per uscire dall'euro. Se non ci fosse stato quel passaggio... Mallegni, che è amico europeista, io rivendico il mio fronte anti-europeista, io non credo per niente all'Europa, credo che sia un grandissimo equivoco, nato male e cresciuto peggio, tanto che oggi paghiamo le incertezze di matrice. Quindi cosa volete che vi dica? Adesso che cosa vogliono fare? Vogliono tenere il Conte Ter, vogliono fare il Draghi 1, vogliono fare il governo Cartabia... Basta che ci mettiamo d'accordo, ognuno si prende le proprie responsabilità, perché per quel che mi riguarda ci sono dei problemi grandi come una casa. Fra un po' questo paese si gira perché è indegno, è indecente che tu debba pagare delle bollette della luce, del gas care come il fuoco, perché hai degli oneri di sistema, cioè dei costi fissi che nessuno ha mai preso in considerazione. Gli imprenditori devono sapere se il governo vuole prorogare il blocco dei licenziamenti o fare che cos'altro. Sempre gli imprenditori, soprattutto i piccoli, vogliono sapere quale sarà il rapporto con l'Agenzia delle Entrate, dove Ruffini conta più di Gualtieri e di Conte messi assieme, dove tu non hai l'unica cosa che va fatta oggi, cioè un vaccino fiscale, visto che la parola vaccino è la parola dell'anno, devi fare un vaccino fiscale, perché tanto tutte le pendenze che hai in corso gli imprenditori non le possono pagare. Quindi o si mette una parola chiara su questi temi, oppure noi li proroghiamo in un tempo troppo, troppo lontano e nessuno si rialza più. Altro che i soldi che arrivano dall'Europa, l'atterraggio di questi soldi è lungo e non cade per forza nell'economia reale. Quindi quando capiremo queste cose, chissà se avranno sciolti i loro dubbi amletici. E quindi ci lascia così? No, perché... Insomma... Ma cosa vuoi che ti dica? No, niente, ma magari che avevi fatto una telefonata, ti eri sentito con qualcuno del Movimento 5 Stelle, qualcuno che memore di quello sentirli. Che stai sostenendo, cioè di... che in realtà il Movimento è finito, qualcuno forse invece vuole cercare di recuperare queste origini. Allora, non lo so, sono tutte domande... Che uno si Morra pone, di sì. No? Perché... Allora, se vuoi, nomi e cognomi. Morra è di sinistra e quindi certamente andrà su un fronte di sinistra, ok? Barbara Lezzi è meno di sinistra di Morra e quindi cosa farà rispetto ad un Movimento 5 Stelle che riaccoglie in nome di un accordo di programma Italia Viva di Renzi? Cioè, alla fine tocca a loro, devono decidere quale tasto pigiare. Cioè, al momento della fiducia, cosa fanno?
votano favorevolmente a un soggetto con terzi, escono dal Senato, dalla Camera, si astengono e basta ballare sull'equivoco. La bolla è finita, l'ipnosi è finita e la presa in giro è finita. Allora, siamo finiti praticamente anche noi, perché ormai manca un minuto alla chiusura e quindi invece la questione, appunto, Movimento 5 Stelle, si spacca o non si spacca? Perché di una scissione del Movimento 5 Stelle, anche di questa, si parla più o meno da un paio d'anni, se non di più. Ma il Movimento 5 Stelle probabilmente adesso ha un po' finito, ha completato il suo bagno di realtà. Il Movimento 5 Stelle, probabilmente la frase più vera l'ha detta Grillo all'origine, cioè il Movimento 5 Stelle è un partito di opposizione, non è un partito di governo. Fintanto che stava all'opposizione, quindi era contro qualcosa, il margine di unità era maggiore rispetto a quello di divisione. Adesso che bisogna prendere delle decisioni, probabilmente ritornano gli equivoci di cui parlava anche Paragone, cioè europeisti contro antieuropeisti, un'anima giustizialista che è stato, ne abbiamo parlato tanto prima, è stata una delle chiavi della narrativa del Movimento 5 Stelle. Adesso, quando si trova a dover fare un accordo di governo, si rende conto che un po' non tutto il paese, o in questo caso non tutto il Parlamento, la vede in questo modo, e che per continuare a governare evidentemente il compromesso è un'arte che la politica richiede, e su questo probabilmente si dovrà ancora un po' interrogare. Grazie mille. Allora, ci dobbiamo fermare. Senatore Mallegni, secondo lei come finisce martedì? Al volo, Ma guardi, io spero che Conte non abbia i numeri per poter andare avanti, sarebbe una tragedia per il Paese, e come le dicevo prima auspico un allargamento il più possibile di una maggioranza con 4-5 cose da fare: riduzione della pressione fiscale, sono d'accordo col vaccino fiscale che diceva Gianluigi poco fa, e riduzione del cuneo fiscale, ovviamente. Questo secondo me è fondamentale, dobbiamo permettere alle imprese di ripartire e ripartire con serietà. E quindi dobbiamo dare loro la possibilità di assumere, fare degli sgravi fiscali, permettere per esempio alle strutture ricettive, la questione del turismo, per esempio di reintrodurre, che è una cosa che abbiamo proposto, la cedolare secca per permettere la riduzione dei costi che ovviamente le imprese hanno. Ne riparleremo quando avremo un governo. Come vede, noi siamo sempre sui contenuti. Bravissimi, grazie per essere stati con noi, a domani mattina. Arrivederci, grazie.